Vogliamo accoglierti come meriti, cioè come uno dei protagonisti della letteratura novecentesca, della letteratura della contemporaneità. Tu veramente hai attraversato storiograficamente, storicamente da protagonista il Novecento, il secondo Novecento, e stai continuando mezzo secolo e stai continuando in questo viaggio, insomma, testimoniale veramente straordinario. Insomma, il tuo primo libro, insomma, è un libro degli anni 50, insomma, veramente hai attraversato le piccole vacanze, sono del 57, vero? Come edizioni, i suoi racconti molto belli sono stati di recente riproposti dal tuo editore storico di questi anni, che è Adelphi, anche se, come tutti sanno, tu sei approdato nel 2009-2010 con due splendidi volumi alla collana, al Parnaso dei grandi italiani, no? Rappresentato dai meridiani dell'editore Mondadori. Io credo di far bene il mio mestiere, oltre a averti fatto applaudire come meriti, anche nel senso di lasciarti parlare molto. Allora, farò così, ti darò degli input, ti citerò in maniera un po' parificata dei luoghi, dei nomi, degli eventi. Ve ne approfittate perché sono verboso. Ecco, allora sarai la nostra gioia, io cercherò di esserlo invece il meno possibile, nel senso darti degli stimoli perché tu liberamente possa parlarci della tua vicenda letteraria, insomma, che intreccia appunto letteratura e vita. Hai da parlare di troppe cose, ma io comincio proprio col citare la tua città di origine, no? Che fra l'altro ho scoperto, io non lo sapevo nella mia ignoranza, che gli abitanti di Voghera si possono chiamare in due modi, no? C'è un modo. Sì, perché sono vogheresi normalmente, ma siccome era stata fondata dai Romani e dai Galli, che si chiamava Vicus Irie, e allora Iriensi. Iriensi, perché Iriensi erano ai tempi dei Galli e dei Romani. Ecco, tu sei un vogherese però. Sì, sono vogherese, ma Iria risale. Ecco, la prima provocazione che ti do è questa. Come ricordi Voghera? Cosa è stata Voghera per te? Ma Voghera erano anche gli anni della guerra, quindi erano anni molto cupi e tristi, perché io sono del 30 e quindi se si pensa a cosa poteva essere Voghera fra il 40 e il 50, cioè fra i 10 e i 20 anni, dà un'impressione di sfollamenti, bombardamenti, cose tristissime, e poi a un certo punto o ci si mette a rievocarle in termini di neorealismo, come hanno scelto di fare moltissimi alla fine della guerra, passati i bombardamenti, passati i mitragliamenti, i rastrellamenti, hanno cominciato a fare del neorealismo. Invece un'altra soluzione che poi abbiamo adottato in parecchi era quella del cercare di rimuovere per il momento i lutti del passato recente, quindi le bombe, gli spari, la fame, il pane con la tessera e le cose di quel tipo lì. E si è cercato invece di riattaccarsi a una tradizione di letteratura europea che adesso sarebbe facile definire alla grande, ma insomma si sono sempre cercati di avere i modelli migliori, non modelli di terzo ordine. Ecco, dopo Voghera, biograficamente una città importante è Milano, no? Non solo per la tua laurea per i tuoi studi, ho fatto la tua degli studi, sì, in giurisprudenza, ma perché da Milano poi, come trampolino di lancio, iniziano i tuoi viaggi in Italia e in Europa anche. Certo. Quindi l'altra città che voglio tu ci commenti è senz'altro Parigi, no? Che ha rappresentato qualcosa. Sì, ma prima Milano. Prima Milano. Veniamo a Milano, perché le somme che si tirano attualmente sono cos'era Milano e cos'è adesso. Ora, senza voler fare nella nostalgia, nei rimpianti, come era bello tutto quando si aveva 20 anni, però se effettivamente si guarda a cos'era la Milano di quegli anni, quando si andava all'università
Ed è una cosa buffa perché la facoltà di legge, siccome erano tutti bombardati gli edifici universitari, era in via della Passione nel collegio delle fanciulle. Quindi già l'idea, il collegio delle fanciulle, via della Passione, per una facoltà di legge dove invece c'erano dei crocchi che erano quelli del football, quelli del boogie woogie, e così faceva un po' a ridere. Ma oltre ai crocchi del poker o del tennis o del football, così c'erano anche i crocchi di quelli che andavano lì a poche decine o centinaia di metri alla Scala e ai teatri, ed è per questo che oggigiorno, anche riattaccandomi a quello che diceva il sindaco poco fa, guardando un momento a quello che si intende oggi per cultura e quello che si intendeva in quegli anni per cultura, certo c'era la Scala, la Callas de Sabata, Cara, Jan Furtwängler e quant'altri, e poi c'era i concerti dei pomeriggi musicali del Nuovo con Gieseken, Cortot, Benedetti Michelangeli e quant'altri. Però pensiamo un momento, c'erano dei grandi impresari come Remigio Paone, che erano gli impresari di Garinei Giovannini, della Vanda Osiris, delle riviste con Totò, e allora gli impresari di teatro lavoravano per il loro profitto. Non so se la compagnia famosa Morelli Stoppa, diretta da Luchino Visconti, fosse sovvenzionata dallo Stato. Direi senz'altro di no, come non lo era quello, non so, di Ivi Maltagliati o di Renzo Ricci e Eva Magni. Ci guadagnavano col teatro, né più né meno come in quegli anni ci guadagnavano col cinema, perché il caso del Piccolo Teatro di Milano, come quello della Scala, è sempre stato un caso particolare, però il Piccolo Teatro di Milano, benché piccolo e benché con delle forti sovvenzioni da parte delle autorità comunali, però vendeva fior di biglietti, quindi aveva già un gettito di profitto dato dal cosiddetto botteghino. Ma se si pensa che in quegli anni, anche quando si andava normalmente al cinema, e cosa c'erano? I film di Fellini, Visconti, Antonioni, Rosi, Monicelli, Comencini, Di Norisi, eccetera, così. Ma allora dei produttori come Ponti e De Laurentiis e Cecchi Gori e Goffredo Lombardo e tanti altri, poi c'erano anche dei produttoraci minimi, ma però affaristi, che erano quelli che prendeva in giro Ennio Flaiano, che ne conosceva parecchi e che poi erano oggetto di sketch e di satire. Ma allora, quando io vedo che in nome della cultura si chiedono soldi pubblici per il cinema, veniamo appunto al cinema, e se mi ricordo che in quegli anni 50 noi leggevamo Antonio Gramsci, Letteratura Vita Nazionale, dove i termini decisivi erano che l'intellettuale deve essere organico e omogeneo, ma omogeneo con cosa? Col governo, col centro e col centro del potere, che era quello che si imparava da leggendo Gramsci da ragazzi, da studenti. E allora io mi domando cosa direbbe oggi Gramsci, cosa scriverebbe invece delle rivendicazioni per cui tutti dovrebbero essere, evidentemente, lavoratori del cinema. Ho letto 200.000 sono, l'ho letto sui giornali giorni fa, in occasione dei Davide Donatello a Roma, e tutti quanti pretendono del denaro dallo Stato in nome della cultura. Cultura è un termine molto vago, perché allora la Scala è cultura, e quale altro teatro? Il Teatro Sociale di Voghera, che non è ancora stato restaurato, contrariamente a questo, e che è stato cinema per tanti anni. Allora, il Teatro Sociale di Voghera è cultura, non c'è una banca, non c'è un sindaco, un'amministrazione comunale che restaurano il Teatro Sociale di Voghera. Merita
tutte le stesse attenzioni che hanno il Maggio Fiorentino, la Scala, il San Carlo o il Massimo di Palermo? No, non so, sono i dubbi che vengono di questi tempi, da un lato davanti alle rivendicazioni settoriali, perché la cultura copre tutto, ma le rivendicazioni sono settoriali, quelle del cinema per il cinema, la musica per la musica, il ballo per il ballo, eccetera. E allora ci si domanda cosa, non solo cosa direbbe Gramsci, ma cosa fanno invece in questo campo a Hollywood, oppure in India a Bollywood. E il 63 nella tua storia è un anno importante, anche perché c'è quell'episodio molto interessante della Bella di Lodi, no? Che nasce come testo, come il racconto nel 63. È prima, sì. Però nel 63 esce. Senti, per questo. No, esce nel 62 il film. Nel 62, hai 62, ragione, leggermente prima. Lì però c'era allora una certa facilità che oggi evidentemente non si verifica più. Per cui degli scrittori giovani e non di guadagno, di profitto, potevano fare un film, come ho fatto con La Bella dei Lodi, potevano fare delle regie d'opera, come ho fatto la Carmen al Comunale di Bologna, oppure fare una regia di prosa, perché ho tradotto e diretto Prova inammissibile di Osborne, poi al Teatro Valle di Roma, con lo Stabile di Roma, ed era abbastanza facile, evidentemente, come prova anche il caso di Pasolini nel cinema, ma io avevo provato anche le altre cose, un film, un'opera, cose così, anche per sperimentare diverse forme di spettacolo. E tutto sommato poi mi sono reso conto quasi subito che in realtà non ero adatto per fare i lavori di equipe, perché un conto sono tutti i registi, da Visconti a Fellini a chiunque altro, e così, i quali amano moltissimo non solo il loro mestiere, ma i tecnici, gli attori, tutto l'ambiente, e loro vivevano dalla mattina alla sera in quel loro ambiente, come quelli della televisione che non escono mai dall'ambiente televisivo, e quindi si divertivano delle sciocchezze, perché Visconti regalava delle sciarpe, perché Fellini chiamava tutti col diminutivo Albertino, Ninino, Mignino, così, e perché si divertivano molto. Io invece mi divertivo pochissimo, perché mi divertivo di più a lavorare da solo a casa mia, nel mio studio, alla mia scrivania, col telefono staccato, e quindi è il contrario. Tanto che anche La Bella di Lodi poi è diventato un romanzo, no? Che è uscito 10 anni di distanza. Ed è uscito dopo. Quello che dici mi ricorda anche una parabola analoga moraviana. Anche Moravia ha tentato, pochi lo sanno, no? Un episodio di cinema, però anche lui si era allontanato per queste ragioni che dicevi. Ma cioè, bisogna amare, come dire, la propria impresa cinematografica, sì, ma anche tutto con quella socialità, sì, ampia, no, ma poi non solo la socialità, ma divertirsi tutti i vari pettegolezzi, gossip, quello lì dice di quello là, e allora io gli vado a riferire così, loro vieni a dirmi cosa ha detto quello là, cioè era un ambiente di quel genere, per cui avendolo un po' provato ho visto che non mi divertivo, e poi non era abbastanza creativo, anche perché l'idea di preparare un film o uno spettacolo, e poi per qualche ragione, di solito ragioni produttive, non si riesce a farlo, per me sarebbe stato un dolore tale per cui non mi sarei mai riavuto, perché un romanzo poi uno magari lo può riprendere, ma se un film va a monte, come è successo con alcuni film di Fellini, di Visconti, è successo a tutti i maggiori registi italiani del momento, che qualche loro progetto già tutto rifinito, curato, erano già predisposto i costumi, le locazioni, e poi non riuscivano a farlo, e per me sarebbe stato un dolore irreparabile.